Un saluto a tutti i lettori di Hardware Upgrade, siamo a Milano all'evento di lancio di Galaxy Tab 3 10.1, 8.0 e 7.0, ma Samsung ci ha dato la possibilità di provare in anteprima anche i nuovi Galaxy S4 Mini Zoom e Active. Siamo in questo momento in compagnia di Galaxy S4 Mini. Come possiamo vedere, le dimensioni sono sensibilmente inferiori rispetto a quelle di Galaxy S4 per via soprattutto del display, che passa dai 4,9 pollici di Galaxy S4 ai 4,3 di questo Samsung Galaxy S4 Mini. La RAM ammonta a 1,5 giga, mentre la memoria interna è di 8 giga espandibile tramite schede di memoria micro SD fino a 32 GB. Come possiamo vedere, la versione di Android è la Jelly Bean 4.2.2. Il display è Super AMOLED, quindi come quello di Galaxy S4, mentre la fotocamera nella parte posteriore è da 8 megapixel. Batteria da 1900 mAh, quindi a nostro parere, visto le dimensioni abbastanza contenute del display e il conseguente dispendio di energia inferiore, possiamo arrivare tranquillamente alla fine della giornata lavorativa. Come possiamo vedere, sono presenti tutte le applicazioni Samsung che trovavamo installate anche su Galaxy S4, come ad esempio S-Health, S-Memo, S-Translator e S-Voice, ma anche le funzionalità di controllo tramite gli occhi, come ad esempio Smart Stay e Smart Pausa, e anche le Air Gesture, che permettono ad esempio di effettuare lo scroll di una pagina del browser senza toccare il display, ovvero effettuando un panning con il palmo della mano a distanza di qualche millimetro dal display ma senza toccarlo. Il processore è un dual core a 1,7 GHz e, come possiamo vedere, anche in navigazione non dà assolutamente problemi. Sia il pinch to zoom che il panning sono assolutamente fluidi. Il prodotto sarà disponibile a partire dal mese di luglio, ancora non sappiamo il prezzo, ma crediamo possa aggirarsi tranquillamente intorno ai 450 euro.